Prima di tutto un saluto a tutti e permettetemi di ringraziare l'Ambasciata italiana, l'Istituto Italiano di Cultura, gli italiani a Washington per questa occasione e soprattutto per aver scelto il film di Giorgio Diritti. Si tratta di un film che affronta in modo particolare una tragedia universale, il massacro di Marzabotto. 770 civili della nostra comunità furono massacrati durante la Seconda Guerra Mondiale dalle SS naziste. È una questione che noi non vogliamo sia dimenticata, ne perpetuiamo per questo la memoria. Nel film Diritti affronta con una visione particolare un tema che ci sta molto a cuore e che è bene che tutti ricordino, perché questi fatti non abbiano più a ripeterci. Nello stesso tempo, questo eccellente prodotto culturale mi permette di ricordare che qui a Bologna, a proposito di cultura, abbiamo dei titoli ai quali teniamo molto. A Bologna c'è la più antica università del mondo occidentale, fondata nel 1088 d.C. A Bologna abbiamo una grande cineteca, un archivio film invidiato a livello internazionale. Nello stesso tempo, nella nostra città ci sono attività culturali, in particolare nel campo dell'arte contemporanea, e non a caso nel 2006 Bologna è stata dichiarata città della musica dell'UNESCO. Quindi noi continuiamo a cercare di preservare la nostra memoria, ci teniamo molto, ma nello stesso tempo sappiamo che dobbiamo innovare per guardare al futuro delle giovani generazioni. In questo senso anche la presenza di centinaia di giovani della Johns Hopkins University ci aiuta a mantenere questa dimensione internazionale, mentre la città offre una serie di stimoli di attività culturali invidiate nel resto del paese. Per questo, quello che ci tengo soprattutto a dirvi, tornando a ringraziarvi, spero che in tanti di voi possiate venire a Bologna e il mio consiglio è molto semplice: scappate a Bologna prima che potete. Grazie a tutti.